simulazione modellistica mostrata in questo video è stata effettuata nell'ambito dello studio su un tornado che ha colpito Taranto nel novembre 2012. Il video mostra l'andamento della vorticità verticale a 2000 metri di quota, risultato di una simulazione con il modello meteorologico ad area limitata WORF. La simulazione è effettuata su tre griglie, annidate una dentro l'altra, con passo di griglia rispettivamente di 9, 3 e 1 km. Nel video si mostra il risultato della simulazione sulla griglia più interna. Le uscite del modello sono mostrate a intervalli di 5 minuti, dalle 9 alle 11 ora di Greenwich del 28 novembre 2012. La zona rossa, corrispondente a un massimo di vorticità verticale, che si forma sul Mar Ionio e attraversa la terraferma in corrispondenza di Taranto, identifica la supercella simulata dal modello, che corrisponde bene in termini di traiettoria e tempistica a quella osservata a Taranto e che ha generato un tornado di intensità EF3, cioè livello 3 della scala Enhanced Fujita.